quelli sono i vigili del fuoco che sollevano. Allora guardiamo. Quelli sono i vigili del fuoco che sollevano i due tronconi, erano quelli che stavano lavorando in quel momento nell'orto e che sospesero l'attività per fare questo. Ovviamente a questo punto era già stato notato questo proiettile. Sì, però ci sono le cassette precedenti che riportano tutto il resto. Quando si nota? Quella importante è quando si nota. No? Ci sono un certo numero di cassette filmate e c'è ci sono tutto. 14 giorni di cassette filmate dettagliate. Il GIP ha ritenuto di mettere solo queste, Presidente. Le altre sono tutte a disposizione. Se ci si avvicina, mi scusi Presidente, se ci si può avvicinare prima delle pinze. Tornare indietro vuole dire? Sì, prima delle pinze. Allora torniamo indietro all'inizio. Prima delle pinze. Vogliamo tornare indietro? Torniamo indietro, tanto non Ah, era così, ho capito. No, ecco, no, va bene anche... Torniamo indietro, tanto è mezzo minuto di proiezione, sì, non sì. Cioè... No, per vedere il luccichio, Presidente. Va bene. Ma qui il luccichio si vede prima nelle cassette nelle precedenti, Avvocato. Ci sono tutte le fotografie... Comunque le cassette sono a disposizione. In realtà non avremmo dovuto trovarlo questo. No. Non con i mezzi convenzionali. Nonostante tutti i sofisticati apparecchi. Ecco, se si può vedere più vicino, se si può avvicinare la telecamera. Ho preso, mi sono fatto dare, avvocato, mi sono fatto dare da, mi sono fatto dare da una busta, una busta per reperti della polizia scientifica. Cerco di estrarre senza, la terra è molto dura, compatta, e infatti ecco, faccio una certa fatica. Piano piano. Era lungo. Era questo. Grazie. Era molto lungo. Si può fare un rallentatore, credo. No. Sì, si può fare, non è un problema. No, ma un istante prima. C'è la cassetta, avvocato. No, ma noi con i nostri mezzi della difesa ci riusciremo. E forse sì. Avete le cassette a disposizione. Grazie, questo volevo dire. Il luccichio del proiettile. Si vede lo vedete anche nelle adesso. Foto, come lei sa. No, prima di questo. Adesso sto prendendo dei campioni di terreno perché un altro accertamento che doveva essere fatto era quella dell'omogeneità della terra che rivestiva, che imbozzolava il proiettile con quello della terra della cavità, quella che riempiva la cavità. Adesso procediamo a raccogliere, dopo aver raccolto gli strati immediatamente vicini, insomma, agli strati di terra del proiettile, procediamo alla rimozione della terra che è contenuta in quel foro. Premetto che i fori attraversano da una parte all'altra e sono entrambi, sono tutti pieni di terra compatta, come si vede faccio una certa fatica. È piccolo il foro. Non c'è difficoltà a misurarlo. All'epoca non lo feci e credo che dopo non sia stato fatto, ma non c'è problemi a misurarlo dopo. 1,80 x 2 cm. Sono in sequestro, no? Sono sì, in sequestro. È tutto in sequestro. Piccolo. Posso anticipare anche quali furono le operazioni che facemmo dopo. Dico facemmo perché io feci soltanto questo per far vedere a chi avrebbe dovuto operare come intendevo che si facesse quel tipo di raccolta. Presidente, ci interesserebbero le operazioni poco prima, no quelle dopo. Presidente, sono a loro disposizione, ce ne sono 14 cassette. Scelgano pure, sono tutte elencate. E noi le vogliamo vedere tutte e 14. E qui viene il bello. E qui viene il bello. Ecco. E fu creato il prima del. Vedete? Dico, faccio molta attenzione nell'usare quelle pinzette per un motivo,
Perché nell'ipotesi che il proiettile recasse delle tracce, percussione, estrazione, insomma, recasse delle tracce, non volevamo aggiungere tracce noi con la nostra attività. Ecco. Ecco il luccichio, avvocato. Eccolo. Lo vedi il luccichio? Lo vede? Ma questo era già fuori. Ci sono le foto del prima. Ci sono le foto del prima. Dibattimento, presidente. Quando non è lì dentro bisogna vedere il luccichio. Premetto che l'operatore aveva il compito di filmare i lavori in corso. Premetto che l'operatore aveva il compito di filmare i lavori in corso. Non certo gli altri. Questo non ho capito. Chi fu materialmente, dottore, ci dica piuttosto, a vedere questo... Fui io, a notare questo, l'ho detto prima, io vidi questo scintillio, non capì di che si trattasse, mi parve che potesse essere... Mi scusi, c'era luce artificiale in quel momento? In quel momento sì, ma prima no, prima era il crepuscolo, era uscito fuori un po' di sole, insomma, c'era un po' di luce. Ci ha detto all'operatore della scientifica... Chiesi all'operatore di guardare anche lui... Cioè io non ci vedo, ecco, non particolarmente. È inutile che... Comunque non c'è problemi, ho annotato tutto, è tutto nel verbale di perquisizione, ho raccontato i giorni. Si vede nelle foto, signori, ci sono le foto del dibattimento, già negli atti, da cui si vede l'operazione, è la foto numero 3, ovviamente sono fatte prima di questa operazione qua, cosa si vede? Non lo so perché lei ha le foto in noi. Sono nel dibattimento, le ho prese un attimo, forse sono doppie. Non io ricordo. Le cercavo. Una cosa. Questa mattina, Presidente. Beh. Se lei crede, a parte mi sembra il filmato è chiarissimo. Vogliamo farle vedere al dottor Perugini e poi magari ce le riguardiamo anche noi. Mi sembra che dalla foto si veda meglio ancora lo scintillio, anche se queste sono in bianco e nero. Adesso stiamo svuotando i paletti. Che le proiettiamo poi queste foto, grazie, va bene? Grazie. Con la didascalia, leggiamo la didascalia. Qui si vede quanto è dura la terra, se non sbaglio. È tanto dura. Noi chiamammo i tronconi A e B, poi numerammo i fori, mettemmo in relazione alla posizione come giacevano sul terreno quando mettemmo S, D per indicare destra e sinistra e R per indicare il retro. Se non capisco male poi li avete vuotati tutti per vedere se... Ogni buco, la terra contenuta in ogni buco è stata presa per le eventuali perizie merceologiche, a ogni sacchetto di terra è stato attribuito il numero e la lettera che contraddistinguevano il foro e il paletto. E è tutto in sequestro. Tutto in sequestro. Ci sono, lo ripeto, se la Corte ritiene o se le altre parti, i filmati dei giorni precedenti e della mattina precedente sono a disposizione di chi li volesse vedere. Questo il GIP ha ritenuto di mettere questo filmato qua, che era agli atti ovviamente. Quello è il foro in cui il proiettile stava, il proiettile, la cartuccia. Proiettile è la parte in piombo, cartuccia è il complesso bossolo, proiettile, polvere da sparo. Io non ho problemi su domande, se il Presidente ritiene di invertire l'onere prima oppure vorrei mostrare le foto. Se siete d'accordo vorrei proiettare, già che ce le abbiamo sotto mano, anche le foto. Sì, grazie, anch'io. Allora finiamo un attimo il filmato che è brevissimo. Consueta. È molto breve il filmato, lo possiamo finire, Presidente.
Beh, vabbè, ma qui poi sono cose, no? Ma volevo domandare all'altezza questo palo quant'era lungo, signor? Quant'era alto, quant'era sano? È il doppio, lo vediamo da lì. Certo. Quindi era praticamente trovato a metà questo... L'ha spiegato. Di tutto il palo, no? Poi uniamo le parti per vedere a che punto esattamente si trova il foro e filmiamo anche quello. Non so se è in questa cassetta, ma presumo di sì, oppure in una cassetta successiva. Comunque è un'attività che facciamo naturalmente. Certo. Credo che la lunghezza, le dimensioni siano state prese, adesso non ho memoria precisa. Sono descritte, comunque i pali sono ancora in sequestro. Sono ancora in sequestro. Lo possiamo far misurare quando credono. Penso che non serva un collegio di periti per la misurazione del palo. Paio di metri, sì e no. Si sta setacciando anche quella terra, operazione che poi ripetemmo per tutti i tronconi di cemento, tutti i paletti di cemento dell'orto, naturalmente quelli che erano pieni di terra. Questi cosa sono, vigili del fuoco che fanno questa operazione? Sì, vede la... Sì, sì. E diciamo la maggior parte, questo l'ho detto anche per una questione di risparmio del personale, che i vigili del fuoco si davano turni come squadre e noi eravamo sempre gli stessi, quindi erano i vigili del fuoco che materialmente procedevano prevalentemente alla ricerca. Questa cos'è, dottore? Questi sono altri paletti. No, ecco, vedete A e i numeri. Ah, vedete. A1, continuate. Questo è il secondo. A1 è dove è stato trovato il proiettile, poi A2, A3, A4, A5. Insomma, cercavamo di essere precisi. Magari speravate di trovarne un altro. A quel punto speravamo, non speravamo. Io, se devo dire la verità, l'ultima cosa che avrei voluto trovare era un proiettile. Lei cercava la pistola, lo sappiamo, dottore. No, ma sto dicendo, questo è... una pistola. Sto facendo una mia osservazione. Certo, allora non lasciamo... L'ultima cosa che io avrei voluto trovare era un proiettile, una cartuccia. Un bossolo sì, ma una cartuccia no. All'epoca, ecco, in quel momento noi non eravamo ancora in grado di capire se era... Utile all'indagine o meno. No, certamente capivo che avrebbe potuto sollevare una nuvola di sospetti su chi ce l'aveva messo e chi non ce l'aveva messo. E non sapevamo se era individuabile, se era segnato. E quindi non nascondo che quando dopo scoprimmo che era un proiettile segnato, un proiettile che era passato attraverso una pistola... Non lo scoprì lei, ovviamente. No, lo scoprì la polizia scientifica, ma io per molti giorni sono rimasto in angoscia per questo motivo. Dopo quanti giorni... Questo anche per prevenire eventuali osservazioni temerarie. Dopo quanti giorni ha saputo lei che poteva essere utile? Oh, parecchi giorni dopo. Qualche giorno dopo. Quindi voi avete continuato la perquisizione regolarmente? Noi abbiamo continuato la perquisizione regolarmente, anzi, a maggior ragione, se prima eravamo meticolosi e dopo fummo... Quindi voi continuaste regolarmente perché ancora la scientifica... non vi aveva dato... Continuammo regolarmente e maniacalmente perché, capito, qualcosa avevamo trovato. Comunque, quindi dicevo... non è che vi fermaste, anzi avete durato una decina di giorni dopo. Dal 29 siete arrivati all'8. Esatto. Ma voglio aggiungere una cosa. Quello fu trovato il terzo giorno della perquisizione, Terzo giorno. Scusi, stavo facendo domande se lei stava rispondendo. Voglio fare un'osservazione. E questo lo dico anche a scanso di... osservazioni, illazioni. No, lei faccia, dica solo fatti. Allora, fatti. Voglio dire che ognuno di noi della SAM e del ROS, insomma, noi che conosciamo e conoscevamo l'indagine,
meglio di chiunque altro. Sapevamo perfettamente quelli che erano i segni inconfondibili dei che la pistola lasciava sui bossoli sparati. Esatto. Conoscevamo, no, e anche sul piombo dei proiettili. Quindi, questo voglio precisarlo e voglio sottolinearlo, e lo sapevamo da molto tempo. Il problema è trovare un bossolo che fosse stato sparato. Da bene, quella pistola lì. Io... Il filmato possiamo interrompere? Sì, Presidente, tanto... possiamo sicuramente mettere... Vogliamo proiettare quelle fotografie? Grazie. Pure due o tre poi ci sono tutte quelle a colori allegate agli elaborati. Comunque queste sono quelle sono a colori e le vedremo al tempo giusto. Queste sono quelle fatte al momento. Questo qui era già stato. Ecco, vogliamo leggere la didascalia? Un attimo. È caduta. Insieme alla metà destra del giardino, la freccia indica la sede dei due pilastrini forati in cemento. Vabbè, facciamo vedere l'immagine. Giriamo la foto successiva. I pilastrini sono là in fondo. Questo è come lo trovaste voi. Particolare dell'orifizio. Questo è stato fotografato prima della rimozione. Scritto in rosso è la cartuccia. Vogliamo allargare un momento il campo di presa? Questo è quello che vide lei praticamente. Sì, esatto. Su quei due tronconi ci avevamo camminato sopra tutto il giorno e rammento in particolare che ci stava in piedi pure il capitano Scritch su quei mentre parlavamo. Questo è uno, ce n'è un'altra, mi pare. Tanto che poi commentammo insieme il fatto. È quello il... Quindi non è improbabile che la terra che ricopriva o che aveva ricoperto sia stata rimossa dal nostro calpestata pasticciare. Nella giornata. Questo intendo. Se volete vedere una foto a colori del sì, bossolo, grazie, Presidente. Forse allora rende meglio l'idea il tipo di interramento. All'elaborato della polizia scientifica. Facciamo vedere due o tre di quelli sì, a colori. Sono uguali. Sono a colori, quindi sono più realistiche. Qua si vede pure che sta. Questo scintillo un po' meno. È dalla parte opposta, lo scintillio è dalla parte del gobba. Era pulito. Molto pulita non è effettivamente. Sì, no, intorno. Se non avesse scintillato non l'avrebbe visto nessuno, avvocato. Si vede il fondello che scintilla, se non sbaglio. Per questo io lo dico io. In quella parte il metallo è a nudo. Poi eventualmente si vedrà. Sì. Quando parleremo coi periti del... Va bene, queste non interessano. Queste bene, sono... grazie. Interessano? No, in no, un no, secondo no, momento. In un secondo momento, certo. Bene. Devo andare avanti con l'esposizione della metodologia operativa? Grazie, io finirei almeno di parlare della perquisizione questa, perché poi ce ne sono due successive, a meno che lei, Presidente, non ritenga di interrompere ora data l'ora. Beh, andiamo avanti ancora un po'. Ah, se vuol fare... Qualche domanda ai colleghi e noi. Io volevo finire il discorso... Prego, allora se vogliono fare domande ora sul punto io non ho problemi. Va bene, direi così... settorializziamo benissimo, proprio la materia. Prego, io allora, non ho signori domani. Avvocati di parte civile. Io non ho domande. Domande soltanto su questo punto, ovviamente, Presidente. Ecco, dov'erano questi cordoli? Mi sembra che servivano queste longarine di cemento a limitare un vialetto. Sì. Ecco. Questi erano vicini, lontani, e noi non conosciamo purtroppo i posti, dal cancelletto d'ingresso? Cioè, in che senso? Per chi entra nel giardino, mi sembra che ci sia un cancelletto, parlava prima della difesa, più o meno facilmente saltato. Iniziava questa delimitazione del viottolo interno all'orto, esatto. Quindi sì, ma era rispetto alla strada d'ingresso? Esatto, sì.
rispetto alla strada. Un momento, rispetto all'accesso dell'orto? No, della casa. Cioè, per uno che entra nell'orto e apre questo famoso cancelletto, che distanza hanno questi cordoli? Brevissima, iniziano lì. Oh, perfetto, questo ma è non solo, chiedo scusa, sì, per certo. Capire, sulla strada, sulla via Sonnino? No, sono nell'orto. Quindi per arrivare alla casa e all'orto rispetto alla via Sonnino c'è da fare un... Certo. Lo spieghi, dottore, perché sennò rimane sennò il dubbio. Noi non possiamo capire... Per allora, la possibile intrusione di terzi. No. Spieghi, allora, ecco. Un'altra cosa che è bene che io dica subito. Quotidianamente, ogni volta che si sospendevano le operazioni a richiesta dell'imputato perché era stanco, doveva mangiare, doveva dormire, noi ci portavamo all'esterno del civico 28, no aspetti, questo è importante, all'esterno del civico 28, la porta, il cancello esterno d'accesso del civico 28 veniva chiuso e mettevamo un presidio fisso fuori questo da quello. Questo non c'entra niente, dottor Perugino, non è questa la domanda. La domanda era, penso. È precedente, può essere, questo è un... Il cancello sulla via 28 rispetto all'orto, che distanza ha e da dove bisogna passare? E questa è la domanda. La distanza dal cancello? La cancello d'ingresso sulla pubblica via. Non c'è un cancello d'ingresso sulla pubblica via. Allora spieghi come sta. Allora, guardate, via Sonnino. C'è uno scivolo, breve, pochi metri, scalette. C'è un gradino, mi pare, si gira a destra, poi si gira a sinistra. C'è un cunicolo che passa sotto un fabbricato. Si accede all'uscita di questo cunicolo sulla destra e c'è lo spiazzo, chiamiamolo così, il cortiletto, su cui affaccia la porta d'ingresso del civico 28, l'abitazione più piccola. Che distanza c'è dalla via Sonnino a questo punto qui? Saranno una trentina di metri, no di più, 30-40 metri. Bene. Comunque è un percorso tortuoso. Bene. A sinistra della porta d'ingresso del civico 28... Com'è questa porta d'ingresso? In legno. In legno, ci vuole una chiave? Ci vuole una chiave. Bene. A sinistra della porta d'ingresso del civico 28 c'è un corridoio, o meglio, c'è un cancello che chiude un passaggio, un corridoio coperto. Interno, siamo già all'interno dell'abitazione. Bisognerebbe far vedere le cassette. Siamo prima dell'orto. C'è questo cancello, c'è questo corridoio. Sulla sinistra del corridoio c'è un gabinetto. Questo corridoio non so quanti metri sarà, 8. 5 metri. Quanti metri? 5 metri. L'ha misurato lei? Sì. Grazie. Allora, 5 metri. Dopodiché si esce sull'orto. Sull'orto. Si esce sulla parte che non è soltanto orto. Di fronte, come prosecuzione naturale di questo corridoio, c'è una strada di cemento, dove sono ubicate due botole che sono le coperture dei pozzi neri. Sulla sinistra c'è un'aiola e sulla destra c'è l'orto, comincia l'orto. L'accesso all'orto è nell'angolo vicino.